Cari amici San Benedetto in Verilis, buongiorno. Oggi voglio presentarvi l'assemblaggio della serratura tipica di San Benedetto in Verilis. Assemblaggio perché la realizzazione è molto lunga, è un processo che va fatto manualmente, per cui il video sarebbe troppo lungo. Però i componenti della serratura tipica di San Benedetto sono innanzitutto questa, è la cassa della serratura. In questo caso è stata realizzata in un pezzo di ginepro, infatti purtroppo non potete sentire l'odore, ma emana odore anche a 80 cm di distanza. La chiave maestra, che è questa, questo pezzo è in ulivo. I tre cilindretti o femminelle, che già così ad occhio è chiaro che sono diversi l'uno dall'altro, soprattutto non tanto per la dimensione, l'altezza, ma lo spessore, cioè questo, in modo che casualmente si possono invertire l'uno con l'altro, però a volte capita che uno si incastri, quindi quello ci fa capire che non è quella la posizione. Giustamente dice, l'hai realizzata tu, sai qual è la posizione. Certo, la caratteristica fondamentale di questa serratura è che viene realizzata senza un progetto, senza un disegno, senza uno schema, viene fatta solamente una tracciatura con una matita sul pezzo di legno, avendo a mente già quante sedi delle femminelle posso realizzare, 2, 3, 4, una non avrebbe senso ovviamente, e quindi la caratteristica è questa, che io sì, posso, questa è più piccolina, la posso mettere in questa sedia, ma ce n'è qualcuna magari leggermente più cicciotta, vedete qui andrebbe ad incastrarsi. Quindi devo trovare la sede giusta. Deve esserci molto gioco perché, essendo la serratura posta all'esterno, il legno sapete benissimo che si ringrossa con l'umidità e si restringe con il caldo. Quindi, se io facessi, se noi tutti facessimo delle misure troppo precise, magari così scorre, però basta un po' di umidità. Mi si ringrossa il legno e la serratura mi si blocca. È un errore in cui cadono molti, comunque. Allora, l'assemblaggio è molto semplice. Una volta realizzati i pezzi, posiziono le mie tre femminelle, posiziono la mia chiave maestra e per ultima la chiavetta. Se mettiamo la serratura in posizione verticale, vediamo bene che il peso stesso delle femminelle fa sì che si abbassino. Ed è questa anche l'altra caratteristica. Mentre nelle moderne serrature c'è una molletta che le chiama in posizione, adesso vado a inserire la mia chiavetta. Immaginate che sia la serratura attaccata a un portone. Facendo un leggero movimento così, vado a liberare la mia chiave maestra, la mia chiave principale, consentendo poi alla chiave maestra di scorrere e quindi di aprire il portone. Nella posizione di chiave maestra aperta, notiamo che la chiavetta piccolina non esce dalla sua sede ed è anche la stessa caratteristica che hanno i moderni chiavistelli. Con la chiave a metà non esce via la chiave. E questa si pensa che abbia ispirato l'aiale per le sue serrature. Questa è la posizione in cui andrà montata sul portone. Quindi alzo la chiavetta, scorre la chiave maestra e alla porta che rimane fissa andrò ad applicare quest'altra piccola sede che è complementare perché in ogni caso la chiave maestra impedisce l'apertura della porta verso l'interno, per cui questo diciamo è un optional, però serve anche per centrare le due porte. Con un forte abbraccio vi saluto e al prossimo video.